Ho cercato in modo anche un po', diciamo così, avanzato di puntare non tanto alla tecnologia, ma alla sua applicazione. E quindi ho cercato di individuare sempre, diciamo, l'aspetto del rilievo, come questo può essere usato in diversi campi, che sono legati ai beni culturali. E quindi attraverso una carrellata, di esempi e di immagini, tra cui anche il Palazzo Ducale di Urbino, cercherò di far vedere come queste tecnologie possono essere d'aiuto in questi vari settori: la diagnosi, lo studio, la ricerca, il restauro, la gestione, la fruizione, la formazione, la tutela e la comunicazione e divulgazione. Quindi ci sono vari settori dove noi possiamo riscontrare che le nuove tecnologie sono venute in aiuto e molto spesso si ripetono, cioè non è la tecnica che cambia, ma è il modo e l'approccio che si ha di questa tecnica. Il primo settore più importante è quello appunto della diagnosi e vediamo appunto come la tecnologia appunto del rilevamento può essere d'aiuto per quanto riguarda un'analisi del stato di conservazione o del degrado di un bene culturale. E qui parlo appunto, in questo sì, diciamo, si fissa di più la differenza tra questo tipo di tecnologie nell'ambito del rilievo rispetto invece alle tecnologie che possono essere usate sempre per la diagnostica in ambito chimico, in ambito fisico, dove io non sono competente, quindi non mi lancio in nessuna spiegazione del genere. Però ecco, anche lì devo dire che sono state di sicuro un elemento importante per l'approfondimento e la conoscenza dei beni culturali. Qui è un lavoro appunto di indagine per capire quanta era l'usura della pavimentazione di un edificio storico e qui parliamo del Duomo di Siena. Un edificio storico molto importante, la cui pavimentazione è perennemente coperta da dei cartoni perché appunto per evitarne l'usura. E quindi c'è un problema anche qui, e non ho a caso scelto questo esempio, di come io posso poter, da cittadino comune, da estimatore di un bene culturale, utilizzare queste conoscenze per poter vedere qualche cosa che a diretto contatto non riesco più a vedere. E quindi qui è stato fatto tutto un lavoro di anche queste impalcature che voi vedete sono il sistema con cui sono stati rilevati tutti i vari pezzi di questo mosaico. Per poter, e questo sono poche cose tecniche che ho messo, ma è proprio la costruzione di questo castello, di questa impalcatura che è stata costruita facendo scorrere da una torre all'altra un carrello con la macchina fotografica, come se la ripresa di questo pavimento fosse stata fatta con un aereo. Quindi utilizzando una tecnologia conosciutissima per quanto riguarda il rilevamento del territorio, ma in questo caso all'interno di una chiesa. Ecco, questa è la macchina che è stata appunto bloccata in questo carrello e che veniva regolata a terra e spostata, diciamo, a distanza rispetto al pavimento. E con questa sono state fatte appunto tutte le riprese, spostando tutta questa impalcatura lungo tutte le varie navate, e si ottenevano appunto delle immagini che in effetti avevano una certa deformazione. Questo è un esempio dell'immagine dove è stata messa in evidenza, diciamo, la deformazione, per poi poter utilizzare attraverso appunto opportuni software la possibilità di renderle invece perfettamente riprodotte in maniera ortogonale, quindi in maniera possibile
per poter fare tutte delle indagini, poi di misure e altri tipi di, diciamo, di analisi che nel momento in cui era necessario intervenire su questi mosaici avevo la necessità, diciamo, di avere un supporto corretto delle informazioni. Ecco, queste sono le varie immagini, i vari riquadri di questi mosaici e questo è il livello di dettaglio con cui queste immagini sono state prese per poter arrivare proprio ad analizzare il singolo componente, diciamo, del mosaico. Vedete, con la stessa immagine, quindi ad altissima risoluzione, fino a che livello si riusciva a capire com'era fatta questo mosaico. Questa è una parte di poi assemblaggio, cioè quindi praticamente il lavoro è stato fatto per ogni parte del mosaico, per ogni, diciamo, zona del mosaico intorno ai pilastri della chiesa e poi è stato rimontato, diciamo, tutto il pavimento in un'unica soluzione e ognuna comunque di queste parti, di questi tasselli, diciamo, ha quella qualità che avete visto prima in quell'esempio. Ecco, questo è un'altra parte del montaggio e questo è sempre il dettaglio di uno di questi tasselli. Ecco, vedete in questo schema sulla vostra sinistra, tutte queste in viola sono appunto tutte le riprese che sono state fatte lungo tutto il pavimento e la copertura, perché ovviamente c'è la necessità che queste riprese fotografiche abbiano anche una sovrapposizione per poter ricreare, diciamo, l'immagine poi complessiva di tutta la pavimentazione. Ecco, qui sono sempre dei dettagli e questo appunto è sempre il mosaico completo della navata centrale. Ecco, questo esempio di Siena che è stato fatto, parliamo qui ancora negli anni 85, e quindi in periodi in cui la tecnologia che abbiamo ora non era presente, e che però appunto partiva da un concetto. Io l'esperienza fatta in questo connubio, diciamo, tra storici e tecnologi che ho avuto la fortuna di avere a Venezia ha fatto, diciamo, mettere insieme un percorso che normalmente si utilizzava con le tecniche e con gli strumenti propri del rilievo del territorio in situazioni invece completamente diverse. E però ecco, il metodo, il modo di affrontare la problematica che normalmente si usa nelle cartografie, cioè nelle carte che voi avete a disposizione a livello comunale o a livello regionale e territoriale più ampio, è stato lo stesso, diciamo, che si è seguito in questo esempio. Ora vediamo invece questi usi delle nuove tecnologie più legati a un discorso di studio e di ricerca. E questo ci permette, ecco, attraverso, diciamo, questi esempi fatti nell'ambito più di tipo, diciamo, di ricerca scientifica, c'è sempre la possibilità e la capacità di poter provare e, diciamo, andare un po' più avanti nella sperimentazione, perché non si è legati a un prodotto e a un qualche cosa che richiede, diciamo, dei tempi e dei risultati immediati, come nel caso precedente la sovrintendenza necessitava di avere comunque un risultato e un prodotto da utilizzare per poi fare tutti i loro lavori di intervento e capire come era meglio intervenire sul pavimento del Duomo di Siena. Qui siamo di fronte invece a degli studi che, diciamo, cercano di vedere come è meglio affrontare il problema del bene culturale attraverso la sperimentazione di una serie di tecnologie. Ecco, questa è una
La tomba di Goldoni, di Giuseppe Vaccaro, che è un architetto dei primi del Novecento, che ha fatto il suo, diciamo, lavoro più importante, è la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna, e si è dilettato anche con lavori come questa tomba, dove c'è questo bassorilievo che rappresenta l'Apocalisse, che è una delle opere sue più rilevanti. All'interno di questa, questo è stato una prova che assieme con il Comune di Bologna e l'Assessorato dei Beni Culturali si è voluta fare utilizzando invece quello che è il top adesso delle nuove tecnologie che magari forse anche a voi sarà capitato di incontrare, che è quello uso del laser scanner, cioè questo strumento che permette di avere subito dei dati, ma in maniera molto rapida, dei dati tridimensionali. E attraverso appunto, e questo è il tipo, mostro qualche strumento giusto perché abbiate un'idea di che cosa parliamo. Ecco, questo è il laser scanner, che è appunto uno strumento che ha un laser, e attraverso questo laser che viene azionato a seconda di una, diciamo, di una griglia che io stabilisco a priori, spazzola, diciamo, la superficie che voglio rilevare, con delle possibilità di agire su 360 gradi nei casi appunto di alcuni laser molto potenti. Lavora ovviamente a distanze diverse, naturalmente va scelta quella più opportuna per quello che si deve fare, e in più è collegato, quindi oltre ad avere un dato, diciamo, per punti degli oggetti che vado a rilevare, tridimensionali, si parla appunto, ci sono queste accezioni molto, molto poetiche, si ha una nuvola di punti, e oltre ad avere questa nuvola di punti ho una macchina fotografica digitale che associa a questi punti anche l'immagine. Quindi alla fine io riesco ad avere da questa tecnologia effettivamente un prodotto virtuale uguale a quello reale. E adesso vedremo anche poi cosa si ottiene. Ecco, però c'è un piccolo particolare. Per qualcuno che vuole andare più in dettaglio, ho messo anche delle specifiche molto tecniche, però le lascio come sfondo per la lettura di chi, visto che io mi soffermo più sull'immagine. Ecco, c'è un problema di il tipo di laser che vi ho mostrato prima, è un tipo di laser appunto che funziona per grandi superfici, per grandi monumenti, funziona anche a livello ambientale, cioè è un laser che può essere usato anche per rilevare delle cave, delle situazioni quindi di situazioni ambientali che hanno la necessità di essere prese a una certa distanza. Ma nei casi come questo, che quindi portava, diciamo, ad avere la doppia problematica, un monumento alto 4 metri e quindi di una certa dimensione, ma un basso rilievo così denso, perché questa scultura dell'Apocalisse è piena di elementi figurativi, che necessitavano una possibilità di andare molto più vicini, molto più nel dettaglio, e quindi qui sono intervenuti due tipi di laser diverso: quello che avete visto prima per l'insieme del monumento e questo che vedete che sta utilizzando la persona che è sopra l'impalcatura, che è un laser cosiddetto con un braccio antropomorfo e ha una testa, cioè praticamente la testa del laser è questa è la testa che praticamente, e il laser esce da questo punto, praticamente passa proprio sulla superficie andando in tutte le parti anche nascoste, perché la difficoltà normalmente dell'uso del laser è che il laser, diciamo, spazzola la superficie, ma tutto quello che sta, diciamo, in primo piano, quello che sta dietro non riesco a vederlo,
trovo la soluzione facendo riprese da punti di vista diversi, però in questo caso qui quello che sta dietro è in n posizioni. Quindi sono stati appunto sperimentati questi due tipi di laser. Quello che vi ho fatto vedere, il primo tipo, è stato messo in queste tre posizioni per riprendere tutto il monumento, e quello invece che si segue a mano è stato applicato in questi tre pezzi del bassorilievo, con la capacità di, questo è un fatto molto importante di questa tecnologia, è la rapidità. Con il laser io riesco ad avere milioni di punti in pochissimo tempo. Anche in questo caso qui poi io avevo la possibilità, avevo la possibilità di acquisire, pur lavorando diciamo un po' di più, perché non è tenendolo a mano, vuol dire fare una certa fatica, e diciamo che in una giornata e mezzo di lavoro sono riuscita a fare questi tre pezzi di formelle, più o meno sono un 50 cm per 50, e ottenendo circa appunto 14 milioni di punti, cioè sono dati impensabili con gli altri tipi di tecniche di rilievo. Ecco, questa è la classica, diciamo, nuvola di punti che si ottiene da questo tipo, come prodotto diciamo grezzo che si ottiene da questo tipo di rilievo. E poi c'è tutta una fase di elaborazione di questi dati per ottenere, diciamo, una superficie che sia correttamente, diciamo, rappresentata dell'oggetto, e questo appunto è il prodotto. Dopo vedevate prima che ci sono delle parti, diciamo, di cosiddetti dei buchi. Allora, in questa elaborazione ulteriore si vanno a coprire questi buchi attraverso dei sistemi di interpolazione, di corretto, diciamo, chiusura di questi buchi, per poi ottenere quindi nel dettaglio una superficie che posso modellare in modo diciamo più realistico possibile. Qui poi la tecnologia ci permette di fare una cernita. Se ho bisogno di maggiore dettaglio, tengo tutti i miei punti; se ho bisogno di qualche cosa di più, diciamo, blando, posso, così si dice in gergo, decimare una serie di punti e quindi ottenere un livello di minore precisione. E questo è il tipo di prodotto, diciamo, virtuale che ottengo senza utilizzare l'immagine fotografica. Cioè, questa è la rappresentazione plastica, diciamo, di quel rilievo che ho fatto. Voi direte, vabbè, ma che cosa me ne faccio di questo tipo di rappresentazione? Allora, questo tipo di rappresentazione, per quanto riguarda questi oggetti particolari, è importante, per esempio, per poter riprodurli. E perché molto spesso, nei casi delle sculture o nei casi di bassi rilievi, soprattutto se esposti a un certo tipo di degrado ambientale, c'è la necessità di creare copie, ma di creare delle copie reali, e quindi di creare delle copie, diciamo, che abbiano lo stesso valore dell'oggetto in quanto reale. E quindi qui si mostra come io posso fare tutta una serie di misure che sono correttamente fatte sull'oggetto, e posso utilizzare quelle immagini che avete visto prima anche per mettere in maniera rapida, diciamo, in un sito internet questa rappresentazione di questa tomba.